scorre su nastri d'asfalto, l'Italia all'assalto del tutto presente, un serpente si snoda su neri sentieri che uniscono cantieri, che fan prigionieri interi quartieri ordinati in colonne, collane rompanti di uomini e donne, dentro abitacoli monoporzioni incubati nel ventre dell'alienazione di questa nazione che sgasa, uscendo di casa già pesa, che cerca ogni scusa per fare l'offesa e per autodifesa al prossimo incrocio in ascesa, a chiedere il conto e rubare la ragione. La sostenibilità presuppone un peso, ma il un po' come il sostentamento, che anche quello in un certo senso prevede un peso che deve essere come dire, mantenuto nel tempo, ci si sostenta quando si mangia per poter mantenere il proprio peso. Credo che l'attenzione che si sta ponendo sul tema, per esempio, della sostenibilità è proprio sul fatto che c'è un grande peso. In realtà l'approccio potrebbe essere di grande leggerezza nei confronti di un tema che di fatto alleggerisce noi tutti. Cioè la sostenibilità si occupa di un qualcosa che regge un peso per noi, al posto nostro, per alleviarci da questo peso e per permetterci un sostentamento più leggero che non alteri il nostro di peso, evidentemente. E purtroppo si è fatta una gran confusione e molti pensano che la sostenibilità sia mettere i pannelli solari e punto, e la mobilità sia un qualcosa che spinga le persone necessariamente a muoversi tutte, ma non sta scritto in nessuna parte che ci si deve sempre muovere tutti a qualunque costo. È un meccanismo, una strana scatola cinese nella quale sono stati scambiati due coperchi, e quindi il primo, quello piccolo, è cascato in fondo a quella grande, e quella grande c'è questa sorta di sombrero gigantesco sopra. Se si restituissero i coperchi, diciamo, alla logica, potremmo stivarla, archiviarla e passare oltre, perché la situazione è veramente insostenibile. La posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro. Nella logica del gioco la sola regola è essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti, sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro maschere e non li puoi distinguere. Come lucertole s'arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano, fanno quel che vogliono, si sa che giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno. E sono intorno a me, sono tutti intorno a me, parlano come me, mai mai, sono come me, come me, come me, si sentono meglio, assai, intorno a me, tutti intorno a me, non parlano come me, non lo fanno mai, come me, e come te, come te, si sentono meglio. E come le supposte abitano in blister full optional con cani oltre i 120 decibel, se nani manco fosse Disneyland. Vivo col timore di poter sembrare poveri, quel che hanno stentano, tutto il resto invidiano, poi lo comprano, in costante escalation col vicino costruiscono, parto dal pratino e vanno fino in cielo.